Ciao Bertz, come stai? Ciao, bene te? Bene, 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 dai. Ma allora come si sta lì in Argentina con questo spostamento delle libere al sabato? Vi crea qualche problema? Immagino di Ah, sì. direi di stare si sta bene uguale, però si stava meglio prima. Perché dai, sarà tutto un po' più complicato, però purtroppo è un inconveniente che può succedere quando ci sono due gare così tanto lontane e soprattutto con così poco tempo in mezzo, diciamo, tra una e l'altra. Appunto, Poi diciamo. Indonesia, cavolo, Indonesia e Argentina sono veramente gli opposti del mondo, diciamo, e quindi purtroppo può succedere. Certo, ma cambia più da un punto di vista di tempo, perché c'è poco tempo tra le libere e le qualifiche, o c'è poco tempo da un punto di vista mentale? Cioè, mi concentro per le libere, è un lavoro che magari faccio su una parte della moto, su un certo tipo di ricerca, e poi non ho il tempo di metterci mano, o è più un altro tipo di tempo, cioè la preparazione, anche sedimentare alcune scelte. Ma in realtà direi che è un po' un mix tra tutte e due le situazioni che hai detto te, cioè di tempo, un problema mentale e poi ci aggiungerei anche un problema fisico, perché comunque è come fare 2 giorni in 1, quindi anche fisicamente è più stressante, diciamo. Ma soprattutto è stressante secondo me di testa, perché comunque appunto avendo meno tempo, la mole di lavoro è tanta, devi riuscire ad analizzare tutti i dati, avendo comunque meno tempo tra un turno e l'altro, devi riuscire a sistemarti con la moto alla fine nella metà delle sessioni, avendo solo la metà delle sessioni quasi. E diciamo che la prima sessione poi sicuramente sarà, non dico da buttare, ma non sarà ottima perché comunque qui non ci girano mai, quindi la pista sarà sporchissima, quindi servirà appunto per pulire la pista. È tosta, però alla fine è così per tutti, quindi questo un po' mi consola. L'unica cosa che sicuramente per i rookie forse è un pelino più tosta rispetto magari a uno con un po' più esperienza, però appunto ti ho detto, cioè, siamo tutti nella stessa barca, quindi dai, meno male si riuscirà a sopravvivere, insomma. Come si guida su un asfalto che è sporco? Perché abbiamo sentito anche in Indonesia che col vento era facile che la pista si poteva sporcare. Com'è guidare sullo sporco? È tanto complicato come quando c'è bagnato? È più complicato? È meno complicato? Si riesce a capire meglio come funziona la moto? Come riuscire a far girare la moto in curva? Ma non è più o meno complicato, è diverso. Alla fine diciamo che il bagnato cambia dappertutto, lo sporco invece magari è una situazione che diciamo è un po' più simile, nel senso che comunque c'è poco grip in generale in tutta la pista, soprattutto dove fai veramente fatica è in staccata, è nell'angolo di piega, perché alla fine il grip con il gas, diciamo, con la trazione lo puoi gestire te con il polso, diciamo, mentre magari in staccata è più faticoso. Però appunto, alla fine quando torni su una pista dopo 1 anno o 2 anni o comunque un po' di tempo, anche con altre piste dove ci girano magari non troppo spesso, è normale che il primo turno sia un po' sporco. Purtroppo qui in Extra Europa le piste sono magari un pelino meno usate rispetto a non so, un Assen, un Sachsenring o un Misano, un Mugello, che comunque sicuramente possono essere anche non nelle condizioni perfette, però qui sicuramente ci sono le piste che sono un pelino più sporche, però è anche normale, ma basta girare un po' e si pulisce. Ti faccio una domanda. Tu credi nella verità assoluta? Cioè, Cioè, in che senso? per te esiste una verità per tutti, che vale per tutti? No, Ah, su certe cose, sì. perché è una domanda giusto per farti tirar via un sorriso, nel senso che se guardo la classifica, Marco Bezzecchi ha 0 punti, ma è una bugia, nel senso che hai girato molto bene in queste due gare. Cioè, nei due Gran Premi non sembravi un rookie, nel senso, è ovvio, non eri nella top 5, ma
hai fatto dei tempi molto belli, hai fatto anche dei ritmi sui tempi di gara notevoli, nonostante i 2-0. Come te lo spieghi? È un percorso fondamentale per arrivare a far punti? Ti senti bene sulla moto? Stai avendo un buon feeling? Com'è questa MotoGP? Scusa, ho fatto un preambolo per arrivare da una verità che hai 0 punti, ma è una bugia perché stai andando forte. Grazie, ti ringrazio molto. Oddio, alla fine ti dico, mi sto semplicemente cercando di abituare più in fretta che posso, ovviamente cercando di fare le cose bene, senza di farle tirare te, cioè senza farle tirate via. Però dai, sono contento di come stiamo lavorando io e la squadra perché mi stanno permettendo di sentirmi a mio agio abbastanza in fretta e questo mi permette di andare abbastanza veloce. È ovvio, ancora bisogna migliorare tantissimo, però non mi posso lamentare per adesso. E non sono riuscito ancora a confermarmi in gara e quindi questa diciamo che è una pecca non da poco perché alla fine la gara è la cosa più importante. Però se penso al bilancio, un bilancio generale dei miei 2 weekend che sono passati, non posso che non essere contento alla fine, perché comunque, come hai detto te, ho avuto anche degli sprazzi di velocità, e quindi sono contento. E dai, mi sto abituando appunto alla moto, mi sto adattando abbastanza a sentire la velocità della MotoGP, all'elettronica e è un mondo un po' diverso, tutto nuovo, che ancora devo un po' scoprire, però per il momento mi sta piacendo moltissimo. Quindi abbiamo constatato che è una bugia avere 0 punti. Adesso spero che arriverà presto Sì, la verità. spero di fare dei punti anche io, però comunque per il momento questa è la classifica, quindi Cos'è conta stata questo. la cosa che ti ha sorpreso di più della MotoGP? Citavi prima velocità elettronica, la grande cavalleria che ha a disposizione. Dimmi un aspetto che ti ha proprio stupito e non te l'aspettavi. E vabbè, innanzitutto la velocità è stata la cosa più impressionante per me perché me l'aspettavo molto veloce, ma non così tanto. È stata una cosa che mi ha impressionato abbastanza. Poi un po' tutto è portato all'estremo nella guida, la frenata, la piega, appunto l'accelerazione, tutto. E mi ha impressionato molto anche il dover lavorare sull'elettronica, che tuttora mi porta via tantissimo tempo, anche perché cioè faccio un po' fatica, diciamo, soprattutto a capire di che cosa ho bisogno, perché non ho ancora tanta esperienza sulla moto e magari delle volte faccio fatica a capire se mi serve più o meno potenza, o più traction o meno traction. È una cosa a cui C'è ancora tanto da studiare. non sono abituato e ci vogliono tante ore sulla moto, bisogna magari trovarsi in determinate situazioni che ti fanno poi capire qualcosa, quindi ci sto mettendo un po'. Ma secondo te la Moto2 è stata un pochino propedeutica all'elettronica, almeno un po', o sarebbe da migliorare come categoria per arrivare in MotoGP un po' più preparati? Secondo me aiuta a fare l'elettronica, ovviamente diciamo che è un'elettronica un po' più basilare, la MotoGP è Certo. molto più sviluppata. Però secondo me la Moto2 in questi ultimi anni, da quando c'è stato il passaggio al motore Triumph e alla centralina Magneti Marelli, ha fatto uno step veramente di livello e la moto è molto più formativa secondo me per la MotoGP perché le caratteristiche del motore, anche se la velocità è molto meno, sono simili e io mi sono trovato molto più a mio agio a fare il passaggio tra Moto2 e MotoGP piuttosto che tra Moto3 e Moto2, e questo secondo me è una cosa molto positiva perché comunque permette ai rookie di arrivare, non dico ad un livello top perché quello sicuramente è molto più difficile, però ad un livello secondo me è buono per iniziare e ti permette di aver già un po' capito come funziona magari lavorare sulla potenza o sul ferromotore, ecco. Ma prima hai citato appunto i rookie. Hai come obiettivo quello di vincere questo
riconoscimento che a fine anno comunque fa sempre piacere per uno che è al primo anno di questa categoria. Ce l'hai lì come obiettivo, non te lo senti, anche perché prima parlavi della moto, hai una Ducati e ovviamente la velocità è quella che ti ha, una delle cose che ti ha fatto più piacere. Stavo pensando, mi è venuto un po' da ridere, stavo pensando, chissà Binder sulla Yamaha se penserà la stessa cosa, ma era più una battuta perché avete una grande velocità rispetto ad altre marche. E è un obiettivo, tornando su Rookie of the Year, te lo sei posto o stai andando molto tranquillo coi piedi di piombo e vediamo come si evolvono le cose. Se ti dicessi che non ci penso mai, ti direi una bugia, nel senso che ovviamente, come hai detto te, è una cosa che mi farebbe molto piacere e poter vincere, anche perché comunque è una bellissima soddisfazione e sarebbe figo. Però per il momento, essendo passate comunque solo due gare, non voglio fasciarmi troppo la testa, giustamente, ma comunque un pensiero c'è, è inutile girarci intorno, quello sicuramente, mi piacerebbe tanto, però. Secondo me l'importante è lavorare bene, stare concentrati e fare un bel lavoro con la squadra e se lavoriamo bene come abbiamo fatto fino adesso e concludiamo meglio anche poi in gara ovviamente e possiamo essere della partita, secondo me. Beh, la cosa bella, hai detto, sono passate solo due gare, la cosa bella è che quest'anno è l'annata con più tappe della storia della MotoGP, quindi c'è anche tempo eventualmente, assolutamente, per recuperare e rimettersi in corsa. Questo immagino vi faccia sentire anche un po' più tranquilli a livello di team e di sia te come pilota, ma appunto come tutta la squadra. E ti volevo chiedere, non vedete l'ora di arrivare in Europa? Perché magari queste gare extraeuropee servono sempre un po' delle sorprese, no? Anche le due gare precedenti abbiamo visto Bastianini vincere in Qatar, Oliveira sotto l'acqua vincere in Indonesia, ci hanno un po' stupito anche positivamente, perché sono comunque risultati che riequilibrano un po' il campionato. Te da interno hai la sensazione che il campionato sia molto equilibrato, anche se, come abbiamo detto, siamo solo alle prime due gare? Ma direi di sì, quest'anno secondo me c'è un livello veramente alto da parte di tutti, si vede tramite distacchi e comunque diciamo che è una MotoGP veramente di alto livello, ecco. E quindi questo bilancia tanto tutte le corse, perché comunque le moto sono diventate tutte fortissime e chi ha punti positivi magari sul rettilineo e meno nelle curve, chi ha più punti positivi nelle curve magari meno sul rettilineo, comunque alla fine per tutte le moto bene o male sono lì, quindi ci sono tante differenze, sì, magari in una pista come l'Austria, che poi adesso è cambiata, però in una pista come l'Austria sicuramente la Yamaha fa un po' più fatica, però in Indonesia per esempio la Yamaha faceva paura con tutti i curvoni, per esempio. E Assolutamente certo. quindi è secondo me un campionato, come hai detto te, bilanciatissimo e avendo molte gare sarà anche molto tosto. I più bravi dovranno cercare di veramente fare pochissimi errori perché alla fine hai tante gare, sì, però quello che cioè non sbagliare, il non sbagliare, diciamo, è la chiave in ogni caso, quindi Vince chi sarà sbaglia meno, tosta. insomma. Sì, vince chi sbaglia meno e chi va anche più forte, diciamo, però soprattutto chi sbaglia meno. Ti porto via ancora pochi minuti, eh. Visto che l'hai citato, cosa ne pensi della modifica fatta alla Red Bull Ring? Oddio, mi sembra da vedere dalle foto una variante molto da macchina. Penso che sia stato forse l'unico modo per mantenere il vecchio layout e in più rallentare, diciamo, quel punto. Sono curioso di provarla perché forse potrebbe essere molto divertente, come magari no, però ho fatica da dirtelo vedendo una foto, ecco. Secondo me queste varianti qui non sono proprio da moto, però alla fine c'è anche da dire che in quel punto lì era difficile trovare un'altra soluzione. Quartararo ha praticamente detto che, portando acqua al suo mulino, che ogni 800 metri di rettilineo lui vorrebbe una chicane, perché la Yamaha, come dicevi prima tu, va molto forte nelle curve, però ovvio che rallenta anche il circuito e anche
a volte anche lo spettacolo, però ci sono chicane divertenti assolutamente nel motomondiale. Ho una domanda sul tuo compagno di squadra, come ti ha accolto, come ti sei sentito, sei il rookie appunto, se ti ha dato qualche consiglio, se collaborate, come va? Ah, mi ha accolto bene, alla fine avevamo già lavorato insieme, quindi è stato facile, diciamo, ritrovarci. E Avete collaboriamo. sfiorato il mondiale l'ultima volta che eravate insieme, eh? Quindi. Sì. Collaboriamo, diciamo che per adesso ancora non abbiamo collaborato, ma non perché non volessimo, ma perché secondo me adesso siamo in due livelli un po' diversi, cioè Maro è un po' più superiore a me. Quindi prima di poter collaborare devo riuscire ad arrivare, diciamo, ad una velocità che mi permetta di appunto stare insieme a lui anche. E abbiamo lavorato un po' insieme nei test e comunque ci guardiamo i nostri dati a vicenda e io mi sono sempre trovato bene con lui e spero di continuare a trovarmi bene, di lavorare così con tranquillità come stiamo lavorando adesso. Ok, ti faccio altre due domande su dei tuoi colleghi molto stretti. Il primo è Vietti, arrivi dalla Moto2, era tuo compagno di squadra, lo stai Qui, vedendo guarda. andare fortissimo, grande cele. L'ho intervistato 2 o 3 settimane fa, quindi è come dire, sono stato un portafortuna, ma al di là delle battute sta andando fortissimo, se te l'aspettavi e se può essere secondo te un veramente candidato al titolo, senza portargli sfiga, cioè toccando ferro dove possiamo toccare, ma se lo vedi favorito. Ma ti dico, cioè, ovviamente me l'aspettavo, nel senso che ha fatto un suo percorso di crescita molto bello e l'anno scorso alle ultime gare andava forte e quindi mi aspettavo che sarebbe stato uno delle teste di serie di quest'anno, diciamo. E secondo me può essere competitivo fino alla fine dell'anno e ci sono altri 3-4 piloti forti, ma penso che siano bene o male tutti lì. E per adesso lui è stato il più bravo e io spero che continui ad esserlo fino alla fine. Qual è il circuito che non vedi l'ora di fare durante l'anno? Cioè parte la stagione, test invernali, Marco Bezzecchi non vede l'ora di correre in Argentina. Argentina. Sì. Come mai ti piace particolarmente e per che motivo? Perché è la pista dove ho vinto la mia prima volta e sono contento di esserci tornato. Beh, bello, beh, ricordi di grande affetto. Spero cioè, no, non diciamo niente, non diciamo niente su questo weekend. E invece cos'è la prima cosa che pensi quando ti alzi la domenica mattina? Domenica di gara, ti alzi, primo No, pensiero, caffè? non bevo il caffè, Ah, non bevi il caffè. ma mi cago addosso di solito. Ok, c'è tanto Cioè, timore. sono. No, timore no, dai, una tensione tosta, però. Però poi dopo, diciamo che appena sveglio un po' la sento, poi mi tranquillizzo un attimo, diciamo, quando vedo warm up Moto 3, Moto 2, e poi per il mio, prima di entrare, sono un po' nervoso, ma non troppo. Poi dopo da warm up finito alla gara della MotoGP è veramente una sofferenza incredibile. Non riesco a mangiare neanche una forchettata di pasta, niente. È una tensione, vi brontola la pancia, ma non perché avete fame, lo stomaco. Sì, è Ma, e c'è strano. una c'è al di là delle abitudini, della tuta che farai gli stessi movimenti, come i calciatori quando entrano in campo e fanno i tre saltellini o altre cose scaramantiche, c'è magari una canzone che ascolti sempre o qualcosa che fai? Allora, sì, ci sono delle cose che faccio sempre e non mi piace dirle, diciamo, No, 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 sono ma abbastanza. non voglio. Cioè, però sì, ho delle mie cose che faccio sempre, diciamo, non ho una musica che ascolto sempre, preferisco guardare le prove che ci sono in quel momento, le gare che ci sono in quel momento Aiuta a e poi. concentrarti, guardare i piloti.
Sì, non mi dispiace per niente guardare le altre gare, soprattutto perché mi allevia un po' la tensione, e però allo stesso tempo appunto mi aiuta a concentrarmi. Però niente musica, sì, niente musica. Chiudo chiedendoti un obiettivo per questo weekend in Argentina, che ho scoperto essere la pista che attendi di più. Ma dai, spero di riuscire a concretizzare in gara quello che abbiamo fatto vedere nelle prove in Qatar e in Indonesia. Poi vediamo se anche nelle prove qui va bene, cercare di concretizzare in gara e cercare di prendere i primi punti. Questo sarebbe il mio obiettivo. Grazie mille Marco, grazie Prego, mille, in bocca al lupo grazie per tutto e per tutta la stagione. a te. Crepi, grazie mille.